Amici e amiche carissimi, benvenuti o bentornati a questa nuova puntata del ciclo di catechesi sul peccato originale, l'origine di ogni male, il nostro viaggio alla ricerca di un'ipotesi convincente, ecco, circa quello che potrebbe essere stato il peccato d'origine, quindi una chiave di lettura originale. Non vogliamo fare un gioco di parole tra peccato originale e lettura originale, ma una lettura originale, ma come stiamo vedendo, non troppo, della colpa d'origine, che dà vita anche ad una lettura peculiare, certamente originale anche della storia e della vicenda umana, profondamente segnata dalla vicenda, evidentemente, delle origini, che ci ha messo in uno stato differente da come eravamo. Su questo sono tutti quanti d'accordo, come vedremo, non solo i padri della Chiesa, ma tutti, insomma. Cioè che da dopo il capitolo terzo del libro della Genesi c'è qualcosa di profondamente mutato. Ecco, qui bisogna vedere soltanto, non soltanto che cosa è mutato negli effetti, ma anche provare poi ad andare a vedere qual è stata la miccia che ha fatto saltare in aria il progetto che Dio aveva sull'uomo e sulla donna. La volta scorsa abbiamo ampiamente approfondito ed analizzato il grande San Giovanni Crisostomo, che contiene dei passi, come sappiamo, memorabili sul peccato originale, no? E li abbiamo sintetizzati, abbiamo visto la sua posizione sul peccato originale e sulle sue conseguenze, soprattutto con quanto lui insistesse sulla verginità come condizione naturale dello stato di natura integra, e quindi come il matrimonio inteso come coniugio venne solo dopo la colpa di origine, la quale, questo era chiaro anche nel pensiero dell'autore, era connessa al piacere che era a sua volta connesso all'albero proibito. D'accordo? Quindi questo è il pensiero di San Giovanni Crisostomo. Come accennavamo la volta scorsa, adesso dobbiamo andare a studiare altri due insigni rappresentanti della scuola di Antiochia. Teodoreto di Ciro, grande discepolo di San Giovanni Crisostomo e di Teodoro di Mopsuestia, nacque anche lui ad Antiochia nel 393 e morì appunto a Ciro nel 466. Morì a Ciro perché di Ciro fu eletto vescovo nel 423. Fece il vescovo per ben 43 anni di questa località, una cittadina presso Antiochia. Di lui l'autore, il nostro autore, il caro Rodolfo Barontini, riporta un brano tradotto da lui dall'Interpretatio in Salmo, su un commento al famosissimo, ormai dovrebbe essere già divenuto familiare, Salmo 50, versetto 7, nel peccato che ha concepito mia madre. Comincia la citazione. Ecco, infatti, nelle iniquità sono stato concepito e nei peccati mi ha concepito mia madre. Dal principio, dice, e dall'inizio della natura il peccato ha dominato. Infatti la trasgressione del comando precedette il concepimento di Eva. Infatti, dopo la trasgressione e dopo il giudizio divino e la privazione del paradiso, Adamo conobbe Eva, sua moglie, che avendo concepito partorì Caino. Questo dunque vuol dire che, avendo il peccato dominato sui nostri progenitori, esso si aprì una via e un cammino attraverso la generazione.
Allora, in questo breve passo che abbiamo appena letto, che come già accennato, parte dal celeberrimo versetto 7 del Salmo 50, Teodoreto, come abbiamo visto, sottolinea che il dominio del peccato si ha dopo la trasgressione originale, perché la storia umana, a partire dal concepimento di Caino, che viene collocato dopo il peccato originale, si svolge sotto questa cupola del peccato di origine, che condiziona ogni essere umano fin dal primo istante della sua esistenza. Ora, quello che qui interessa in particolare a Teodoredo e anche a noi, che appunto il concepimento di Eva, cioè il concepimento di Caino ovviamente, non la nascita di Eva, è stato preceduto dalla trasgressione del comando. E dopo il giudizio divino e dopo la privazione del paradiso. Quindi, esso è avvenuto, il concepimento, come la Chiesa avrebbe affermato dogmaticamente, come abbiamo visto nelle prime puntate, 1000 anni dopo rispetto a Teodoreto, all'interno di una natura umana intaccata e perciò stesso trasmessa in condizione decaduta. Ora, dopo la constatazione di questa realtà, Teodoreto fa un'affermazione che colpisce, ma della quale non è facile comprendere il significato, nota il nostro autore. Ed è questa. In pratica è come se egli si fosse posto una domanda: che cosa vuol dire che la trasgressione precedette il concepimento di Eva? E risponde: vuol dire che avendo il peccato dominato sui nostri progenitori, attenzione a questo termine, esso si aprì una via e un cammino attraverso la generazione. Interpretazione che dà l'autore del testo. A mio parere, l'asserzione di Teodoreto può essere aperta a due interpretazioni che però non necessariamente si escludono a vicenda. La prima è che il peccato commesso all'origine dai nostri progenitori ha trovato la via per essere trasmesso attraverso la generazione. Si è aperta una via, no? Questa interpretazione è senz'altro vera, perché è stata successivamente consacrata dal Magistero della Chiesa, il quale insegna che il peccato di Adamo è stato trasmesso mediante la generazione a tutti. E questo, per la verità, come già sappiamo, la Chiesa lo insegna sulle orme degli insegnamenti dell'Apostolo Paolo, quindi c'è poco da discutere su questo, no? Ovviamente per i credenti. La seconda interpretazione, che è possibile, che è personale dell'autore, e quindi ipotetica, è che Teodoreto intenda dire che il peccato di origine si è aperto una via di trasmissione non solo mediante la generazione, ma attraverso la modalità della generazione, cioè il modo attuale di generare. Recependo così l'opinione di diversi autori orientali che lo avevano preceduto, in particolare Crisostomo, del quale probabilmente stavo dicevo. Crisostomo, come abbiamo visto, affermava che la modalità di generazione come la conosciamo oggi non era caratteristica dello stato di origine, è venuta dopo. Abbiamo visto la volta scorsa che non ha specificato se fosse stato proprio quello il peccato originale, però collega il peccato originale al piacere del frutto proibito dell'albero. D'accordo? Passiamo adesso a un altro grandissimo esponente della scuola di Antiochia, ma anche uno dei più grossi padri della Chiesa, che è Giovanni, San Giovanni Damasceno. Sacerdote e monaco,
visse molto avanti nel VII secolo, tra il 650 e il 675, nacque tra il 660, tra il 650 e il 675, divenne sacerdote in Monaco, non lontano da Gerusalemme, sicuramente aveva un buon rapporto con il patriarca di Gerusalemme e fu un noto avversario della terribile eresia dell'iconoclastia. L'iconoclastia si studia anche a scuola, era quell'eresia che negava che si dovesse rendere culto, di venerazione ovviamente, alle sacre immagini, tacciandola come idolatria. Giovanni fu un fermo oppositore e passò i guai per questo, compresa la condanna, oltre che da parte dell'imperatore Leone III, anche di un sinodo iconoclasta. Purtroppo ci sono state anche queste cose dentro la storia della Chiesa, per cui non ci meravigliamo mai di nulla. Ecco, un sinodo certamente non è un concilio, ecco, perché non c'è il Papa e non ci sono tutti i vescovi, ma di sinodi che hanno svalvolato un po' nel corso della storia della Chiesa, purtroppo ce n'è stato più di qualcuno. Quindi, niente di nuovo sotto il sole, direbbe il profeta Coelet. Allora, l'opera più conosciuta di Giovanni è la Fons Cognitionis, qui sono una serie di cose, però il testo che si analizza a riguardo della nostra problematica è il De Fide Orthodoxa. È edito, questo qui si trova anche in italiano, edizioni Zara, Parma 1994. Allora, cito. Il Demiurgo, dunque, fece quest'uomo di genere maschile, lo rese partecipe della propria grazia divina, e per mezzo di questa si comunicò a lui. L'uomo allora, per ispirazione divina, impose con autorità anche il nome agli animali che gli erano stati dati per servirlo. L'uomo, fatto immagine di Dio razionale, spirituale e libero, giustamente ricevette perciò dal Demiurgo, e padrone di tutte le cose, il dominio sulle realtà terrene. Ma Dio, nella sua prescienza, attenzione a questi passaggi, sapendo che l'uomo avrebbe trasgredito il suo comando e sarebbe caduto sotto il dominio della corruzione, trasse da lui la donna, simile a lui e che gli fosse di aiuto, e che lo aiutasse, cioè nel conservare e trasmettere per generazione, dopo che avessero peccato, il genere umano. Infatti, la prima formazione dell'uomo è detta genesi, non generazione. Genesi è la prima formazione ad opera di Dio, generazione invece è la derivazione di un uomo dall'altro. Essa ebbe inizio dalla condanna alla morte che ha seguito la nostra trasgressione. Quindi si capisce subito che con San Giovanni Crisostomo, San Giovanni Damasceno concorda sul fatto che la trasmissione per generazione, che appunto che differenzia dal termine genesi, genesi atto di Dio, generazione atto dell'uomo, attraverso appunto la formazione di una discendenza, del rapporto carnale, viene dopo la trasgressione originale. Non si faccia, diciamo così, troppo caso al fatto che la terminologia usata è simile a quella platonica, no? Il demiurgo, che, se inteso in senso platonico, ovviamente è un'eresia, perché il figlio dell'uomo e il figlio di Dio non è un demiurgo, quindi non è una sorta di essere intermedio tra la divinità e l'uomo, ma è, come diciamo nel credo di Nicea, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, no? Quindi, allora, Giovanni ci tiene anzitutto a sottolineare che la generazione stessa della donna, quindi meglio la creazione della donna da parte di Dio, è messa in atto con la previsione del peccato in vista della conservazione del genere umano. Perché dopo il peccato comincia la generazione sessuata e quindi ci deve essere
renda questo procedimento possibile, la donna. Attenzione, questa è la sua lettura, non è detto che sia giusta, io per esempio non, e altri non condividono questa lettura. Comunque, andiamo avanti. Per il termine greco Genesis, Giovanni intende la formazione dell'uomo da parte di Dio. Invece il termine greco Genesis, lo sto italianizzando, ma in greco è Genesis e l'altro termine è Genesis con due N, con due nun. Genesis significa la generazione tramite un'unione fisica come noi la conosciamo, resa ormai necessaria dalla presenza della morte nella vita dell'uomo, morte inflitta come pena per il peccato d'origine. Ok, quindi abbiamo già evidenziato come nel pensiero di Giovanni la generazione tramite unione sessuale viene introdotta a causa del peccato. Un altro brano sempre dello stesso scritto. Gli uomini carnali biasimano la verginità e quanti sono dediti al piacere portano a testimonianza proprio le seguenti parole. Maledetto colui che non produce seme in Israele. Deuteronomio 25,9. Noi invece, poiché abbiamo fiducia nel Dio Verbo incarnato da una vergine, affermiamo che la verginità viene dall'alto e che è stata impiantata dall'inizio nella natura umana. Infatti l'uomo è stato plasmato con terra vergine. Eva fu creato dal solo Adamo. La verginità era praticata in paradiso. Afferma perciò la Divina Scrittura, erano nudi Adamo ed Eva e non se ne vergognavano. Allorché però trasgredirono il precetto divino, si resero conto che erano nudi. E poiché si vergognavano, si cucirono dei perizomi per coprirsi. Dopo la trasgressione fu detto ad Adamo: tu sei terra e alla terra farai ritorno, perché a causa della trasgressione la morte è entrata nel mondo. Allora Adamo conobbe sua moglie, Eva, la quale concepì e generò. Il matrimonio fu dunque inventato perché il genere umano non si estinguesse e non fosse distrutto dalla morte, perché attraverso la procreazione dei figli il genere umano si conservasse. Ah, anzitutto la citazione che il Damasceno fa del testo del Deuteronomio, nota anche l'autore, non è certamente fedele al testo originale, ma ne ha un'interpretazione molto molto libera. Si riferisce il testo alla cosiddetta legge del Levirato, per cui il fratello di un uomo morto senza figli aveva il dovere di prendere in moglie la cognata e assicurare una discendenza al fratello. E se egli si rifiutava, la cognata, in presenza degli anziani, doveva togliere il sandalo dal piede, sputargli in faccia e dire: così si fa all'uomo che non vuole ricostruire la famiglia del fratello. E questo è il testo originale nella traduzione odierna. Ora, a parte ciò, in ogni caso, la frase riportata da Giovanni era usata da alcuni per mostrare che la scrittura condanna la verginità. Giovanni invece, partendo dal fatto che Dio si è fatto uomo nel seno di una vergine ed è nato senza ledere la sua verginità, afferma che la verginità stessa viene da Dio e che è la condizione naturale, primigenia e originaria della natura umana. Avremmo già notato la perfetta consonanza di questa dottrina con quella di San Giovanni Crisostomo. Come prova, egli adduce il fatto che Adamo è stato plasmato con terra vergine. Simile affermazione si trova in Santi Ireneo e Tertulliano. Che Eva è stata tratta da Adamo e che la condizione naturale dei due in paradiso era la verginità. Prima del peccato, infatti, non avevano nessun motivo di vergognarsi della loro nudità. Solo dopo, e in conseguenza del peccato, Adamo conobbe sua moglie Eva, che concepì e generò. Giovanni, dunque, ribadisce la sua concezione già esposta nel primo brano. Il matrimonio, cioè la generazione tramite l'unione sessuale, fu inventato perché il genere umano, ormai soggetto alla morte, non si estinguesse, ma non è la condizione originaria progettata da Dio per l'umanità, che era la verginità. Giovanni prosegue ulteriormente. Ma alcuni potrebbero chiedere che cosa significano dunque maschio e femmina e anche crescete e moltiplicatevi.
A ciò risponderemo che il crescete e moltiplicatevi non indica esclusivamente la moltiplicazione dovuta all'unione coniugale. Attenzione, a questo passaggio. Dio infatti avrebbe potuto moltiplicare il genere umano anche in altro modo, se avessero conservato intatto per sempre il comandamento. Ma Dio, per la propria prescienza, poiché lui sa ogni cosa prima che accada, sapendo che essi avrebbero disubbidito e sarebbero stati condannati a morte, prevenendo questo, li creò maschio e femmine e ordinò loro di crescere e di moltiplicarsi. Allora, si vede come in questo brano Giovanni ripete quanto già affermato nel primo preso in esame, cioè che Dio ha creato l'uomo maschio e femmina in previsione del peccato e della loro conseguente mortalità, affinché potessero generare figli attraverso l'unione coniugale. Rispondendo però alle eventuali obiezioni di alcuni al riguardo del comando divino crescete e moltiplicatevi, dato prima della trasgressione, Giovanni, riprendendo le affermazioni di Atanasio, di Gregorio di Nissa, come vedremo tra poco, e di Giovanni Crisostomo nel De Virginitate, asserisce che l'ordine di Dio non deve necessariamente riferirsi alla generazione tramite unione fisica, ma che il genere umano avrebbe potuto moltiplicarsi in un altro modo a noi sconosciuto. Quindi riassumiamo un po' le posizioni di questi altri due padri della scuola di Antiochia prima di passare ai padri cappadoci, altri mostri sacri della teologia delle origini. Allora, numero 1. Teodoreto di Ciro afferma chiaramente che la generazione carnale avviene dopo la trasgressione e che questa trasgressione aveva aperto un cammino attraverso, si era aperto un cammino, una via attraverso la generazione. Quindi, con la possibilità di interpretarlo o in modo, diciamo, conforme al magistero della Chiesa, ossia che il peccato di Adamo si trasmette mediante generazione a tutti, aprire la via, oppure che il peccato di origine, cioè il modo attuale di generare, dipende, è conseguenza diretta, ripeto, del peccato di origine. Ok? Quindi non semplicemente che attraverso il peccato di origine si trasmette. Che il peccato di origine, scusate, si trasmette attraverso la generazione, ecco. Ma che la generazione è la conseguenza del peccato di origine, quindi ha cambiato modo di generare il genere umano. Doveva essere precedentemente diverso. Certamente questa è una ipotesi sulla base dello scritto che non è del tutto chiaro. Giovanni Damasceno riprende in larga parte il pensiero di San Giovanni Crisostomo, affermando, primo, che la verginità era la condizione propria degli esseri umani e secondo, che non vale obiettare il crescete e moltiplicatevi, perché quel crescete e moltiplicatevi poteva essere inteso in un altro modo, quindi in un modo a noi misterioso, non necessariamente legato nello stato di natura integra alla generazione sessuale. Il Crisostomo afferma anche, come abbiamo visto, che il fatto che la verginità fosse la condizione primordiale e voluta da Dio dei progenitori è in un certo senso dimostrato e giustificato dalla verginità di nostro Signore Gesù Cristo, che ha riportato l'uomo nella condizione delle sue origini. Veniamo adesso ai padri cappadoci,
I Padri Cappadoci sono una trilogia di grandissimi padri della Chiesa. Allora, abbiamo due amici per la pelle, che erano Basilio di Cesarea e Gregorio di Nazianzo, e Gregorio di Nissa, che di Basilio era peraltro il fratello. Quindi l'amicizia tra Basilio e Gregorio di Nazianzo è leggendaria. Loro si definivano due corpi con una sola anima, quindi maestri l'uno per l'altro. Insomma, è stata veramente una storia edificante, ecco, di santità vissuta dentro un rapporto di amicizia. Allora, il primo che il nostro autore analizza è appunto Gregorio di Nazianzo. Poi Gregorio di Nissa, San Gregorio di Nissa. Questa sera certamente ne vedremo soltanto uno, perché San Gregorio di Nissa contiene diversi testi, mentre Gregorio di Nazianzo è un pochino più sintetico. Un po' di storia prima di introdurlo. Gregorio di Nazianzo, grande amico di San Basilio, divenne vescovo, patriarca di Costantinopoli, un grandissimo teologo. Si chiama Gregorio di Nazianzo, ma il soprannome era proprio Gregorio il Teologo, con la T maiuscola. Abbiamo visto la volta scorsa che la consuetudine dei soprannomi a quei tempi, no? Giovanni Crisostomo, Gregorio il Teologo, poi ci sarebbe stato Leone Magno, Gregorio Magno. Quindi sono tutti quanti personaggi, diciamo, di un calibro assolutamente straordinario. Andiamo a vedere il testo di Gregorio di Nazianzo sul nostro argomento, analizzato dal nostro autore. Si analizza un passo di un'opera in versi, il Carmen Terzo, dove c'è l'esortazione alle Vergini. Anche qui questo non si trova in lingua italiana, soltanto nel Migne, è la traduzione dell'autore. Ci sono un paio di ampi frammenti di questo poemetto. Leggo e cito: Purifica te stessa nella dottrina e nella sapienza, affinché tu viva per sempre splendida con lo splendido. Questa unione, infatti, molto migliore del congiungimento corruttibile, è. In tal modo, nel corpo imiti le potenze intellettivi e sulla terra segui la vita angelica. Sia lodato anche il matrimonio per te, ma l'incorruttibilità prima del matrimonio. Il matrimonio è stato concesso come condiscendenza per la passione, la verginità per lo splendore. Il matrimonio è il padre dei santi, la verginità è adorazione, e questa onoravano nei tempi convenienti Adamo nel paradiso, Mosè sul monte Sinai. Passo veramente straordinario, no? Si vede subito che non c'è nessun disprezzo per il matrimonio, sia lodato anche per te, anche il matrimonio per te, ma viene ovviamente esaltata, sopraesaltata la verginità. Attenzione che questo tema, facciamo una piccola parentesi catechetica, credo di averlo letto già la volta scorsa. Oggi viviamo in un contesto dove, nonostante il fatto che anche i documenti del Concilio Vaticano II abbiano ribadito che la Chiesa ha sempre affermato l'oggettiva eccellenza della verginità sul matrimonio. Che cosa significa l'oggettiva eccellenza? Significa che come stato di vita è oggettivamente più nobile. Questo non vuol dire che tutti i vergini sono migliori degli sposati, assolutamente, né che tutti quanti i vergini hanno la garanzia del paradiso, mentre gli sposati, poverini,
devono un pochino tribolare, perché chi lo sa se ci vanno dentro questo paradiso, però se si impegnano un po' forse sì. No, non è così. Ecco. Perché una condizione oggettiva non è detto che sia corrisposta a livello soggettivo. Però è una condizione oggettivamente più grande, perché quella abbracciata da Gesù e Maria, perché quella che caratterizzava, a quanto pare, e qui vediamo che anche Gregorio di Nazianzo è d'accordo con questo, la condizione delle origini, e è anche comprensibile, insomma, che richiede un tasso, diciamo così, di virtù maggiore, perché è certamente più difficile rimanere vergini che non rimanere vergini. Allora, questo chiaramente è un Carmen che si chiama Exhortatio ad Virgines, quindi sono esortazioni rivolte alle vergini, che servono, come dire, di sprone per raggiungere la dottrina e la sapienza, come le chiama San Gregorio. L'unione con Dio è significata dalla sapienza. Allora, questo qui si apre un tema molto, 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 molto grande, molto, molto costante. Allora, a prescindere dalla custodia dello stato della verginità, sono innumerevoli gli autori, i teologi, i maestri di spirito che affermano: se vuoi arrivare alla sapienza, la sapienza significa, attenzione, significa cominciare a pensare come Dio pensa, cominciare a vedere le cose con i suoi occhi, scoprire la profondità dei misteri, penetrare il senso profondo delle cose, avere un grande discernimento. Allora, la sapienza è incompatibile, proprio incompatibile, proprio incompatibile con ogni trasgressione alla purezza. Il vergine di per sé sta nella condizione ottimale, perché l'astinenza completa, diciamo così, dal contatto carnale è l'humus oggettivamente ideale per raggiungere una grande unione con Dio e quindi una grande sapienza. Questo è evidente. In ogni caso, ogni trasgressione a questa materia è un ostacolo enorme al raggiungimento dell'unione con Dio e della sapienza. Ecco perché io ho la mia esperienza pastorale, l'ho detta e la ribadisco, e facciamo una piccola parentesi catechetica. La mia esperienza pastorale è questa. Oggi c'è, non è una novità, una generale disattenzione e depenalizzazione, se vogliamo chiamarla così, di tutti i peccati di impurità. Questo si vede proprio come dire, a livello macroscopico, endemico, oserei dire. Io, ci sono delle espressioni che girano ogni tanto e che io ho imparato, insomma, a mettermi un pochino sul chi va là quando le sento dire. Espressioni del tipo: ma mica i peccati sono soltanto dalla cintola in giù. Verissimo, d'accordo? Per carità, ci sono le bestemmie, ci sono la mancata messa la domenica, c'è il vizio capitale della superbia, che è il più grande di tutti, per carità. Però il problema è questo, che i peccati contro la purezza sono sempre gravi e sono sempre gravi e sono i più diffusi. Non per niente la Madonna a Fatima ha affermato chiaramente che il peccato che porta più anime all'inferno è il peccato, sono i peccati della carne, l'ha detto lei, l'ha detto.
E ha anche aggiunto, non mi ricordo se lei o se questo l'avevo letto in qualche esorcismo, non mi ricordo, però l'informazione ce l'ho, che tutti i dannati, tutti, nessuno escluso, hanno commesso questo peccato, tutti. Molti dannati, anche molti altri peccati, ma non sono pochi quelli che si sono dannati solo per questo peccato. Allora, dati i tempi in cui viviamo, io esorto, raccomando vivamente chiunque ascolterà questa catechesi o qualunque altra cosa, che se, come può succedere, si è mancato in vario modo anche nel passato a questo comandamento, nelle varie specie, si faccia una confessione come Dio comanda. Io capisco che, non è che non lo capisco, sono un sacerdote, quindi ascolto le confessioni, che questa è una materia scabrosa, per cui la vergogna nel confessare alcuni peccati è evidente che sia elevata, specialmente quando sono particolarmente turpi. Però io vi dico, e questo c'è, cioè, un padre pio o un Don Attilio Negrisolo, per chi lo conosce, insomma, davano delle indicazioni abbastanza severe su questa materia, cioè che i peccati contro la purezza vanno confessati tutti e bene, chiamandoli per nome, identificando la specie. Le specie dei peccati impuri sono tanti, sono tantissime. Un conto è un peccato impuro solitario, un conto sono i peccati impuri commessi in compagnia che non giungono però alla fornicazione. Sto parlando fuori del matrimonio. Un conto è la fornicazione semplice, un conto è l'adulterio, un conto è la contraccezione, un conto sono i rapporti contro natura che, attenzione, non sono solo quelli di tipo omosessuale. Perché quello che praticano in maniera esclusiva le coppie omosessuali, mi si perdoni se sono così esplicito, lo possono tranquillamente fare anche le coppie eterosessuali, in tutte e due le forme. Qui chi ha intelligenza capisca. E attenzione, non è, cioè, qui, come dire, cioè, ci sono parte degli omo, cioè, del mondo omosessuale che si imbestialisce quando sente, come dire, parlare di atti impuri contro natura. Ma attenzione che gli atti impuri contro natura sono anche tra persone eterosessuali, quando sono uguali a quelli che commettono le persone omosessuali. Perché questo nome, chiamarli in questo modo, li chiama San Tommaso d'Aquino in questo modo, non l'ultima arrivata, attenzione, annoverando tra i peccati contro natura, per esempio, una cosa che generalmente non è considerata, la masturbazione. Perché che cosa significa? Significa che nella mente di Dio, quantomeno stiamo imparando dopo il peccato originale, la sessualità è ordinata necessariamente alla procreazione. Per cui ricordiamo quello che ci siamo detti a suo tempo. Cioè, non esiste possibilità lecita di esercizio della sessualità al di fuori degli atti che da cui può nascere una vita e a condizione che alla vita siano aperti. Questa non è materia disponibile. Su questo voglia dire che la Chiesa si deve aggiornare, che deve fare, cioè nessuno può fare nulla su questa cosa qui, Nessuno. E se qualcuno, cosa che non accadrà, insomma, non accadrà, ma ci sono delle parti, insomma, da qualche parte, qualche parte della Chiesa dove queste cose si dicono, dove si fanno pressioni. Io non credo che mai il Signore permetterà che su questa cosa si possano avere delle flessioni a livello teorico, che poi ci siano una montagna di trasgressioni a livello pratico e che qualcuno dica che non è niente, cioè, a titolo personale, queste sono cose che disgraziatissimamente possono accadere. Voglio ben sperare che nessuno mai si azzardi a proferire in maniera
come dire, autorevole stupidaggini su questa materia. Quindi è vero che i peccati certamente non sono soltanto quelli dalla cintola in giù, ma quelli dalla cintola in giù sono diffusissimi, praticatissimi e oggi, potremmo aggiungere, sdoganatissimi, quindi commessi con la massima disinvoltura, senza neanche pensare che siano male. Per cui io eviterei in questo contesto storico-culturale di ricorrere a questa espressione, perché questa espressione, come dire, va bene in un contesto storico-culturale in cui è chiaro che quelli comunque sono peccati. Allora tu devi educare le persone a dire: sì, vabbè, abbiamo capito che tu sai che questi sono i peccati, però ce ne stanno anche tanti altri. Ma in un contesto come quello attuale, dove si è esperso il senso di questo peccato, l'espressione di questo genere può diventare, come dire, pastoralmente enormemente controproducente. Vi dico anche un'altra cosa, che l'ho sempre detto, che quando una persona ha un'autentica conversione, la conversione, il primo peccato che sparisce dopo essere stato bene confessato è questo. Da qui comincia poi il cammino. Perché non è che levato questo tu sei diventato già santo, no? Levato questo ti sei tolto dalle spalle, come dire, una fonte di enorme gravame per la tua anima, perché i peccati sono tutti quanti gravi, ma non è che sei diventato già santo. Però se questa cosa non te la togli e non te la scrolli di dosso, santo sicuramente non ci diventerai. E né tantomeno sapiente, e né, e così ci riagganciamo a Gregorio di Nazianzo e finiamo di commentarlo, e né giungerai a una grande unione con Dio e all'acquisto della sapienza. Allora, Gregorio in questo brano, riprendo adesso la citazione, leggendo anche come commenta l'autore: esorta la Vergine mediante l'autopurificazione nella sapienza, all'unione con Dio. Quell'unione che, secondo il probabile pensiero di Gregorio, i progenitori avevano nel paradiso prima del peccato e che non hanno saputo conservare. Questa unione, infatti, è senza paragone migliore dell'unione carnale fra l'uomo e la donna, definita congiungimento corruttibile. Attraverso l'unione spirituale con Dio, infatti, la Vergine, pur essendo nel corpo, imita le creature puramente spirituali e già ora sulla terra vive come gli angeli. Abbiamo già visto precedentemente come la verginità, anche da San Giovanni Crisostomo, è stata accostata alla vita angelica. Gregorio non disprezza affatto, come abbiamo visto, il matrimonio, perché nell'attuale stato di vita post-lapsario è l'unico modo per generare gli altri esseri umani. Ma l'incorruttibilità deve essere lodata prima del matrimonio. E questa incorruttibilità si identifica per Gregorio con la verginità. Attenzione, anche qui, questa non è una nota mia personale. La Madonna disse: il mio corpo non poteva morire, non morì, non poteva marcire, non marcì. E attenzione, anche il corpo di nostro Signore Gesù Cristo, che per amore nostro ha subito una morte violenta, quindi è passato per la morte violenta sì, ma la corruzione no. Perché anche nostro Signore Gesù Cristo, come sua madre, era vergine. Morto sì, corrotto no. Noi sappiamo che sono ancora, come dire, hanno diritto di cittadinanza le due posizioni opposte sulla fine della vita terrena della Vergine, no? Quella francescana e quella non francescana.
quella francescana che afferma che la Madonna, per una piena conformazione a Cristo, sia morta come lui e sia risorta al terzo giorno e non si sia corrotta come lui e poi sia stata assunta in cielo, quindi che concedono alla Madonna soltanto la non corruttibilità. Io personalmente penso che la Madonna non sia morta, non nel senso almeno che si dà alla morte, anche qui dopo il peccato originale, ma è tra virgolette morta, molto virgolette, come sarebbero morti Adamo ed Eva. Quindi un placido sonno, probabilmente statico, da cui si è risvegliata in paradiso, con il corpo e con l'anima. In ogni caso, qual è la cosa comune tra Gesù e Maria? I primi due grandi vergini, che non si sono corrotti. Anche San Giuseppe ha custodito la verginità, non si sono corrotti e non avevano il peccato originale, nessuno dei due. San Giuseppe ha custodito la verginità, ma aveva il peccato originale. Quindi questa incorruttibilità adesso rimane nella verginità, come dire, in senso spirituale, perché purtroppo il nostro corpo paga il pegno della corruzione perché siamo nati nel peccato. D'accordo, ma rende però incorruttibile l'anima e la rende particolarmente adatta all'unione con Dio. Finisco la citazione, finiamo anche questa puntata. È chiaro che per Gregorio l'incorruttibilità si identifica con la verginità, per converso quindi al matrimonio, cioè all'unione carnale, è connessa in qualche modo l'idea della corruzione. Come per tanti altri autori, che vedremo tra gli altri più avanti, esplicitamente Sant'Ambrogio. Attenzione, infatti, secondo Gregorio, il matrimonio è una concessione di Dio all'uomo, una condiscendenza per la passione, mentre la verginità è addirittura culto di adorazione. A parere dell'autore, è dunque possibile fare l'ipotesi che per Gregorio sia questa la condizione naturale dell'uomo e della donna. Tra l'altro l'afferma, e quindi di Adamo in paradiso. Di conseguenza, come per altri autori, si può presumere che per il vescovo di Nazianzo l'attuale modalità di generare non facesse parte dell'originale piano creativo di Dio. Essendo la verginità caratterizzante lo stato d'origine, è evidente che la generazione attuale, quindi la generazione tramite coniugio in senso stretto, non faceva parte del piano originale di Dio. Bene, amici, non iniziamo Gregorio di Nissa, San Gregorio di Nissa, perché è un mondo vasto, probabilmente ci prenderà una puntata intera. Quindi chiudiamo qui questa puntata, ci vediamo se Dio vuole la prossima settimana, la mia benedizione su tutti, a presto.